opportunità enormi, secondo me maggiori di quelle che fronteggia un'impresa lombarda. Un'impresa sarda ha molte più opportunità perché in fondo social network, e-commerce, internet in generale sono una cosa semplicissima, la possibilità di raggiungere, di far conoscere i nostri prodotti nel mondo e poi di portare i nostri prodotti a una frazione dei costi che avremmo dovuto affrontare 10, 20 anni fa. È una grandissima opportunità soprattutto per un'isola. Abbiamo sempre sofferto dell'isolamento, ora con tutti i social network, con tutta la piattaforma internet e in tutte le sue articolazioni succede una cosa molto semplice: la geografia conta molto meno di prima, è molto meno punitiva di prima, soprattutto per un'isola. La regione deve fare delle cose che sono leggere ma importanti, deve favorire, deve aiutare le imprese ad essere innovative, a saper approfittare di questa situazione. Come possiamo farlo? Io credo fondamentalmente in due modi. Uno, noi abbiamo alcune società in house, dico Sardegna Ricerche, che deve dedicarsi a favorire l'innovazione nelle imprese. Bene, dobbiamo forse concentrare ulteriormente il suo lavoro in questa direzione, nella direzione di internet. Abbiamo appena riformato Sardegna Ricerche, gli daremo questa missione per fare velocissimamente un piano su che metta al centro come aiutare le imprese ad essere innovative, il tema della conferenza di oggi in effetti, dobbiamo aiutarci tutto. Secondo, abbiamo da una parte molte imprese tradizionali, dall'altra molte imprese start-up di giovani. La nostra grande missione è metterle insieme. Mettendole insieme faremo sì che prodotti tradizionali riescano a cercare valore in tutto il mondo, ma lo possono fare solo se ci sono dei giovani brillanti, intelligenti, competenti, che sanno come funziona il mondo moderno. Queste due cose le faremo magari, daremo una spinta per farle più velocemente anche attraverso il progetto della manifattura tabacchi.